Oggi vorrei affrontare un problema che si è rivelato importante negli ultimi mesi, anche nell'ultimo anno, che è l'aumento importante dei casi di scabbia. Siamo oltre il 30-40% dei casi di scabbia che si avevano negli anni passati, ma anche prima della pandemia. Che cos'è la scabbia? Non è altro che un'infezione della pelle. Che in qualche modo si cura tranquillamente, che non dà nessun particolare problema. Però che cosa è successo in questi anni? Probabilmente c'è stata una sottovalutazione del fenomeno che colpisce i bambini e colpisce gli anziani e che probabilmente non sono stati trattati in maniera adeguata i casi. Non dimentichiamoci che bisogna prima di tutto fare la diagnosi fatta bene. Spesso si scambiano per delle forme allergiche o per degli eritemi pruriginosi, invece magari abbiamo la bestiolina che ci sta dando questo tipo di infezione. Che cosa fare? Si fa una terapia a base di crema, che però va ripetuta più volte, perché se no poi in qualche modo si ripresenza. C'è il benzoato, c'è la permetrina, che sono farmaci e appunto sto parlando di creme altamente efficaci. Cosa è successo nel passato? Probabilmente la pandemia, col fatto che ha tenuto un certo distanziamento, evidentemente ha consentito anche una minor diffusione di questo microrganismo. Quindi nessun allarme, però bisogna fare molta attenzione. Questo